Buonasera, valorizzare i beni sequestrati alla 'Ndrangheta. Oggi la visita a Catanzaro del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha firmato un protocollo d'intesa. Il presidente della regione Roberto Occhiuto ha assicurato un finanziamento di 32 milioni per ristrutturarli e gestirli, e c'è l'impegno del governo per potenziare gli organici delle forze dell'ordine. Francesco Paravati. Un protocollo d'intesa per valorizzare i beni, soprattutto gli immobili confiscati in terra di 'Ndrangheta ai clan. Il ministro degli interni Piantedosi lo ha sottoscritto con la regione Calabria durante un comitato per la sicurezza in prefettura a Catanzaro. C'è più attenzione noi, ora per la 'Ndrangheta? Noi abbiamo l'obiettivo di aumentare in generale gli uomini delle forze dell'ordine, quindi questo governo già insomma ha dato dei segnali molto importanti, e quindi sicuramente la Calabria sarà destinataria in relazione all'importanza. Questo è un primo passo? Sicuramente. Il presidente Occhiuto ha assicurato un finanziamento di 32 milioni della regione per ristrutturare e gestire i beni confiscati, che quando cadono nell'abbandono diventano invece un punto a favore dei clan. Una delle prime attività possa svolgersi in ordine all'abbattimento dei beni immobili confiscati alla mafia e alla polizia. La giornata del ministro è cominciata con l'inaugurazione del nuovo centro operativo della DIA, nato a Catanzaro proprio dove prima c'era una concessionaria auto dei Mammoliti. Abbiamo messo mano alla ai beni, e credo che sia il modo migliore per ferire al cuore la criminalità organizzata, perché insomma di questo se ne fa spesso un punto di forza. È stata anche l'occasione per chiedere, assieme alle sedi operative, anche più forze e risorse umane. Aveva tante richieste per il ministro e il capo della polizia, come è andata? Bene, abbiamo portato le nostre istanze, le nostre richieste, i nostri bisogni, e ci è stata data la rassicurazione che saranno esauditi e messi all'attenzione a livello centrale. Confida che arriveranno più uomini, più forze dopo questo incontro? Sì, ma soprattutto che ci sarà una migliore organizzazione degli uffici in Calabria.